il fiume Giordano detiene un'immensa importanza storica e religiosa, specialmente per i cristiani che assistono al battesimo di Gesù da parte di Giovanni Battista. Ma ciò che è appena accaduto al fiume manderà brividi lungo la schiena, poiché il suo stato attuale è sulla via per compiere la più grande profezia della fine dei tempi nella Bibbia. E potresti voler restare fino alla fine di questo video per scoprire la terrificante nuova scoperta nel fiume Giordano. Prima però ti chiediamo solo una gentilezza. Iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare. Il fiume Giordano è stato stimato per secoli come una località celata di varie ricchezze bibliche e archeologiche, come i famosi rotoli del Mar Morto. Notabilmente, è il fiume associato alla distruzione di Sodoma e Gomorra. Ma non è questo il motivo per cui il fiume sta facendo notizia attualmente. Ed ecco dove le cose iniziano a diventare davvero scioccanti. Una recente occorrenza ha stupito sia scienziati che il pubblico. Una specifica sezione del fiume Giordano ha iniziato a mostrare una tonalità rossa sangue. Interessantemente, i registri biblici indicano che certi fiumi, incluso il fiume Nilo, hanno subito una trasformazione simile, spesso associata a intervento divino e percepita come una manifestazione dell'ira di Dio. Queste immagini scioccanti evocano memorie delle piaghe bibliche, particolarmente il trasformarsi del fiume Nilo in sangue come la prima delle 10 piaghe per liberare gli ebrei dalla schiavitù egiziana. L'associazione del luogo con le leggendarie città di Sodoma e Gomorra aggiunge un elemento inquietante a questo fenomeno inspiegato. Molti credenti devoti sono pronti a interpretare questo evento come un segno di un imminente giorno del giudizio. Sia divino o meno, la natura inspiegabile di questo evento ha portato molti a credere che vada oltre la comprensione scientifica. Negli anni recenti, incidenti simili di acqua che diventa rossa sono stati riportati globalmente, scatenando speculazioni sul compimento della profezia della fine dei tempi. Ma ecco dove diventa ancora più interessante, e lasciate che vi dica perché il fiume che diventa rosso è un cattivo presagio. Il racconto biblico nel libro dell'Esodo afferma chiaramente che le acque d'Egitto si trasformarono in sangue. Nel caso della decima piaga, il termine sangue certamente non significa acqua fangosa, come sostenuto da alcuni. Il racconto biblico trasmette l'impressione che le acque d'Egitto cambiarono immediatamente quando Mosè colpì il Nilo con il suo bastone. Il faraone e i suoi servi assistettero al cambiamento di colore dell'acqua, mentre l'insabbiamento naturale scolora i fiumi ordinariamente. L'afflusso di limo del Nilo, particolarmente in tarda estate e autunno, era considerato una benedizione dagli egizi. Tuttavia, il fenomeno del sangue era visto come una maledizione, rendendo l'acqua fetida, ripugnante e non potabile, spingendoli a cercare sollievo. Ciò significa che il limo non era ciò che rendeva l'acqua rosso sangue. Inoltre, l'insabbiamento, un fenomeno regolare per il Nilo, non produceva un odore distinto come descritto nel racconto. Infatti, un inno pagano al Nilo, onorando uno degli dei dell'Egitto, afferma che il fiume è dolce di fragranza. L'insabbiamento da solo non può spiegare perché l'acqua nelle loro pozze, stagni e persino nei recipienti domestici di legno e pietra cambiò in sangue. Quindi, cosa implica questo? Bene, potresti voler ascoltare attentamente ora perché alcune prove molto nuove stanno per essere rivelate. La piaga era evidentemente un attacco ad alcuni degli dei dell'Egitto, poiché adoravano sia il Nilo che certe specie di pesci. Se fosse stata semplicemente una discolorazione ordinaria da insabbiamento, l'evento difficilmente avrebbe servito come prova a favore del Dio di Israele, specialmente poiché il Nilo sperimentava frequentemente cambiamenti di colore. Questo è davvero ciò che accade quando non si obbedisce a Dio. Ma perché il fiume Giordano sta diventando rosso ora? Qual è il significato dei nostri tempi attuali? C'è qualcosa che sta accadendo a questo pianeta? Bene, alcune persone pensano che potrebbe essere un'indicazione della fine dei tempi. Prima che Dio causasse il grande diluvio ai tempi di Noè, avvertì tutti. Invece di scegliere di fidarsi e seguire, risero e derisero Noè e la sua famiglia. Sapete che ci vollero circa 120 anni a Noè per costruire l'arca? Questo significa che le persone avevano abbondante tempo per ascoltare gli avvertimenti, ma ancora non fecero nulla. Allo stesso modo, Dio ha mostrato molti segni che il giorno del giudizio si sta avvicinando.
Se le persone non si svegliano e non credono agli avvertimenti di Dio, allora, naturalmente, egli mostrerà un segno più specifico e chiaro, come un fiume di sangue, per esempio. Questo ci colpisce con una forte realizzazione. Ricorda alle persone una delle piaghe terrificanti, rendendo le persone più allerta. Gesù, quando gli fu chiesto quali fossero i segni della fine, la prima cosa che disse fu: «Fate attenzione a non essere ingannati». Gesù disse che molti sarebbero venuti dicendo: «Io sono il Cristo». Fate attenzione perché tutto accade per una ragione. Dio sta avvertendo le persone di allontanarsi dal peccato, ma non molti stanno ascoltando. Ma facciamo una pausa per un momento. Abbiamo visto molte prove convincenti finora, ma cosa hanno da dire gli scienziati su questo strano fenomeno? E potreste voler prestare particolare attenzione qui, perché sto per rivelare il pezzo di prova più scioccante. Oltre alle ragioni spirituali per il ritorno di Gesù, gli scienziati credono che la causa sia molto più terrena. Il capo del sindacato dei geologi giordani ha detto alla LOD News giordana che il colore rosso potrebbe essere stato causato da alghe, ossido di ferro o l'aggiunta di sostanze da parte degli umani per cambiare il colore dell'acqua. Un portavoce del ministero, Omar Sal, ha detto all'agenzia di stampa giordana Petan che lo stagno è piccolo e isolato dalle acque del Mar Morto. Al contrario, Yassin Alabe, direttore dell'agricoltura nella valle del Giordano meridionale, ha chiarito che questo fenomeno si verifica negli stagni vicino ai mari a causa dell'esistenza di un tipo specifico di batteri e alghe rosse che prosperano in ambiente salino. La trasformazione del colore è influenzata dalla luce solare. Tuttavia, la tonalità cremisi del fiume Giordano è tra le occorrenze meno sorprendenti che lo colpiscono. Sapevate che la Valle del Giordano, situata all'interno dell'esteso Rift Valley siriano-africano, ha servito come un percorso cruciale per la migrazione dei primi umani tra Africa, Europa e Asia? Continua ad essere una rotta migratoria significativa per vari animali, in particolare uccelli. A sud del Mar di Galilea, dove il fiume si estende per circa 128 km, o 80 miglia verso il Mar Morto, una parte sostanziale dell'acqua è stata dirottata per il consumo umano da Israele, Siria e Giordania, lasciando solo un flusso esiguo al suo seguito. Ma ecco dove le cose prendono una svolta sorprendente. Il sito di battesimo degli Ardenit, situato appena a sud del Mar di Galilea, lungo il fiume Giordano, mostra una pulita distesa di circa 2 km tra la diga Deonia all'estremità meridionale del Mar di Galilea e la diga Alot a valle. Quest'area è attualmente in fase di espansione. Tuttavia, il racconto cambia a sud della diga Alot, segnato da una sostanziale barriera di terra. Negli anni precedenti, le acque nel tratto tra questa diga e la confluenza del fiume Giordano e del fiume Yarmo, vicino a Naharayim, appena a sud-est di Menia, erano inaccessibili, maleodoranti e contaminate. All'inizio del XX secolo, il fiume subì scavi e restringimenti, assomigliando a un canale dalla Deia fino a Nim. Questa modifica mirava ad accelerare il flusso d'acqua per il progetto idroelettrico di Pincher-Ruttenberg a Narim, operativo tra il 32 e il 48. Il volume d'acqua che scorreva dal Mar di Galilea è precipitato a soli 10-20 milioni di metri cubi all'anno, secondo l'autorità dell'acqua, una drastica riduzione rispetto ai robusti 1,2 miliardi di metri cubi prima che Israele impedisse il flusso negli anni 60. A sud della diga Alot, il fiume Giordano è stato un terreno di scarico per vari rifiuti, acque reflue e acque salmastre, aggravato dal deflusso di sostanze chimiche agricole e allevamenti ittici. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui l'acqua del suddetto fiume è suscettibile alla fioritura di alghe. Per proteggere il Mar di Galilea, fonte d'acqua potabile ed emergenza cruciale di Israele, dall'intrusione di acqua salata, lo Stato ha costruito il trasportatore salato negli anni 60. Era un canale profondo con alte mura di argine di terra che correva per 22 km a ovest del Mar di Galilea e del fiume Giordano. Ma ecco dove le cose diventano davvero interessanti. Circa 13 anni fa, hanno sostituito questo trasportatore all'aperto con un tubo,
ma circa 25 milioni di metri cubi di acqua salmastra scorrono ancora annualmente nel fiume a sud della diga Alot, aggiungendo al problema. Le acque reflue e non trattate da città come Tiberiade e Seyfed, insieme ad altre comunità della Galilea, venivano indirizzate nel trasportatore salato. Questo è cambiato nel 2015, quando è stata costruita un impianto di trattamento delle acque reflue di fronte alla diga Alot, sebbene sia stato aggiornato l'anno scorso per il livello più alto di trattamento. Circa 4 milioni di metri cubi di acque reflue trattate entrano ancora annualmente nel fiume, secondo l'autorità dell'acqua. Il piano ora prevede la costruzione di un impianto di desalinizzazione per trattare l'acqua salata, previsto per essere operativo in circa 3 anni, vicino al punto d'incontro del fiume Giordano e del torrente Yavne, di fronte al kibbutz dei Yabet. L'acqua desalinizzata andrà agli stagni ittici commerciali nella vicina area di Emch Amut, con circa 10 milioni di metri cubi indirizzati a sud di Maia. Contemporaneamente tutte le acque reflue trattate saranno inviate tramite condutture agli agricoltori per l'irrigazione delle colture. Quando questi inquinanti non entreranno più nel fiume, si prevede che la quantità di acqua pulita del Mar di Galilea che scorre nel fiume aumenterà di almeno 50 milioni di metri cubi all'anno. Per coloro che vedono il fiume rosso come un segno della fine dei tempi, è importante rendersi conto che la tribolazione imminente sarà molto peggiore e più dolorosa. E questo è dove le cose diventano inquietanti. Quindi potreste voler prestare particolare attenzione ora. Il mondo che conosciamo cambierà e emergerà un mondo migliore, caratterizzato dalla giustizia, quando Cristo tornerà. La sua venuta purificherà la terra, portando a un giorno del giudizio basato sulle nostre azioni registrate nei libri, inclusi il libro della vita. Dobbiamo comprendere e accettare le conseguenze, che significhi entrare nel regno di Dio per benedire le cose o affrontare l'esilio. Invece di cercare di prevedere l'esatto momento dell'arrivo di Cristo, è meglio vigilare, pregare e restare pronti. Durante i 1000 anni di pace, un compito cruciale comporterà garantire la salvezza per i defunti. Il lavoro nei templi, dove verranno eseguite le ordinanze per coloro che sono passati, continuerà per tutto il millennio, fino a che tutti coloro che hanno diritto riceveranno queste benedizioni. Il Signore non ritarderà il suo ritorno in base alla nostra giustizia. Quando decide di venire, verrà, e se siamo ingiusti, affronteremo le conseguenze. Signore e signori, vi incoraggio a prepararvi per ciò che sta arrivando. Le predizioni sull'acqua che si trasforma in sangue sono nel libro dell'Apocalisse. Il giudizio della seconda tromba, si prevede, porterà un disastro significativo. Quando il secondo angelo suonò la sua tromba, sembrò come se una grande montagna ardente fosse gettata nel mare e, di conseguenza, un terzo del mare si trasformò in sangue, causando la morte di un terzo delle creature marine e distruggendo un terzo delle navi. In Apocalisse 12:3 si preannuncia che durante la seconda parte di un periodo difficile chiamato tribolazione, Dio trasformerà le acque marine in sangue. Il secondo angelo versò una ciotola sul mare, facendolo assomigliare al sangue di una persona deceduta, portando alla morte ogni essere vivente nel mare. Più tardi, nei versetti 4-6, Dio fa lo stesso con l'approvvigionamento idrico dolce del mondo. Il terzo angelo versò una ciotola sui fiumi e sulle sorgenti, trasformandoli in sangue. Un angelo che sovrintende alle acque dichiarò che questi giudizi erano giusti, attribuendoli al versamento di sangue da parte di persone sante e profeti. Il nostro creatore C ha fornito una Bibbia come guida e, nonostante lo scetticismo, persone in tutto il mondo sono a conoscenza di essa e dovrebbero seguire i suoi insegnamenti. Il libro serve come avvertimento sugli eventi futuri. Anche se c'è una spiegazione scientifica, credo che sia opera di Dio. Egli è il creatore di minerali, microbi, alghe e altro, comprendendo come funzionano e quando, e dove usarli secondo i suoi piani. Condivido l'opinione che non sia semplicemente un cambiamento climatico, ma il compimento della parola di Dio, continuando fino al ritorno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Questa generazione non passerà fino a che tutte queste profezie saranno compiute.
Le scuse non reggeranno quando cadrà l'ira di Dio sugli disobbedienti e ingiusti. Coloro che sono morti in Cristo risorgeranno al suo venire, abitando sulla terra durante il millennio, ma non rimanendo per l'intera durata dei 1000 anni. Interagiranno con coloro che sono ancora vivi, inclusi i santi risorti e il Salvatore stesso. Il tempo è quasi qui. Siate preparati. Grazie per averci seguito. Alla prossima!